Wow, grandi amici di YouTube, ritrovati qui su canale 16 mesi, ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video. Come avete visto dal titolo, finalmente hanno droppato sta minchia di trailer della carriera di NBA 2K20. Attenzione, non sarà l'ultimo, perché Ronnie 2K ha dichiarato che non ci sarà un secondo e credo reagiremo anche a quel secondo, a meno che non duri 40 secondi. La maglia è meme, è quella di Isaiah Thomas e Cleveland Cavaliers, me l'ha regalata l'NBA Store, è un meme perché forse anche NBA 2K20 sarà un meme, anche se il trailer ci fa dire, pensare e ragionare su delle cose molto molto interessanti. Siamo qui pronti a vedere il trailer, devo fare però un'importantissima parentesi. Ve lo faccio partire così ve lo potete vedere, ma ascoltate quello che ho da dirvi. Perché? Perché? Perché per la prima volta da molti anni in cui il prelude o la demo, quest'anno come si chiama, usciva a mezzanotte ora americana e tendenzialmente a mezzanotte o alle 6 di mattina, tante volte 6, 7, 8 di mattina qui da noi, quest'anno uscirà alle 5 di pomeriggio. Per me purtroppo questo è un enorme problema, perché quel giorno inizio gli allenamenti della stagione cestistica 2019-2020. Quindi se mi iniziano a scaricamento alle 5, io entro un'ora non riesco a scaricarlo. E la live che volevo fare, perché voglio giocare in live su Twitch, link in descrizione, mi raccomando, dovete venirci, perché dovete, uno, aiutarmi a scegliere il nome del tropeolo, e due, dovete aiutarmi a creare una build perfetta, anche se si potrà provare più volte, come ormai sapete. Quindi vi voglio tutti su Twitch, andate già a lasciare il follow qui sotto in descrizione, cercate Switch Music 8 su Twitch. Fatto sta che per sapere l'orario preciso della live di mercoledì dovete seguirmi su Instagram, perché sto cercando qualche metodo umma per provare a scaricare il prima possibile, tipo qualche account in paesi strani, la demo. In caso non ci riuscissi, ci potrebbe essere una live in tarda serata, tipo dalle 10 fino a mezzanotte e mezza all'incirca, per provare la demo, in modo tale da forse riuscire a portarvi già giovedì, nel primo, alla solita ora, il classico primo episodio della carriera del 2K20. Mai che vada, proprio la peggiore delle ipotesi, sarà una live giovedì, ma confido di riuscirci mercoledì alle 5 di pomeriggio, intendo ora italiana, oppure mercoledì sera intorno alle 10, non appena torno dalla palestra dell'allenamento. Anche qui dovete seguirmi su Instagram, perché ve lo farò sapere lì appena decido, appena scopro se riesco a fare questo umma che voglio fare. Magari vi farò un post su YouTube, ma quelli molte volte non li vedete, quindi Instagram, ragazzi. Ora ho inforcato le cuffie, ho messo la velocità del trailer a 0,50, quindi l'audio sarà molto rallentato, ma va bene così, perché dobbiamo seguire i dettagli di questo cazzo di trailer e parlarne approfonditamente. Allora, questo è il nostro personaggio. Questo logo qua dietro lo vedremo anche dopo nelle divise, molto probabilmente si parla di una squadra di college. Sarà una storia, come vedremo poi anche dal titolo, della storia vera e propria More Than an Athlete, basata molto sulla figura di LeBron James, in quanto si parlerà di aspetti molto importanti fuori dal campo, come potrebbero essere gli infortuni, le discriminazioni razziali, soldi, gestione dei soldi, della fama. Potrebbe essere davvero interessante. Andiamo avanti. Qui c'è un'intervista e voglio giusto proprio fermarmi un secondo sulla qualità dei visi, delle facce. Sembrano molto migliorate rispetto all'anno scorso. Potrebbe essere una demo fatta su un PC ultra mega iper 4K e magari poi su PS4 sono gli esagoni come FIFA 99, però ci tengo a farlo notare. Qui dice una frase molto interessante, ovvero, ecco, questa è la divisa di prima. Qui in realtà sembra più, vedete la divisa del nostro avversario, sembra quasi uno stemma degli Hornets, che possa essere un ritorno della G League? Potrebbe essere. Non mi intendo di squadra della G League, potrebbe essere la squadra di G League degli Hornets? Questo non lo so. Fatto sta che c'è un brutto fallo su un nostro compagno di squadra, questo credo sia il nostro allenatore o qualcosa del genere, questo è il nostro spogliatoio, vedete l'infortunio del nostro compagno di squadra, logo è quello di prima, e vedete qui, lo vedremo per un attimo, quando l'ho visto il primo momento pensavo avesse perso la gamba, addirittura cioè, tipo guerra del Vietnam, invece ce l'ha dritta, non si vede per le ombre, quindi si sarà rotto tutta la gamba e per qualche motivo dovremmo, diciamo così, vendicarlo. Ci racconta adesso che lui ha perso l'opportunità della scholarship, ovvero di essere
una sorta di contratto, no? Che i giocatori firmano per andare in una scuola importante, lo firmano per il basket, ma senza il basket non avrebbero sicuramente un'istruzione come quella che hanno. Quindi perdere la scholarship è una cosa molto molto grave nella realtà, così come a quanto pare nel gioco. Questo siamo noi, che poi avrà la nostra faccia, sarà il BBB Tropeo, lo ricordo, lo decideremo su Twitch. Saremo un personaggio che è rimasto 4 anni nel college e all'ultimo anno parteciperà al draft NBA, questo è ufficiale. Questa ragazza, signora, non si capisce bene se è nostra sorella, il nostro agente, nostra madre, la nostra fidanzata, non si sa. Ancora scene, vedete la Bay City, si legge qui, non credo sia una squadra di G League, forse sì, forse non lo so, sinceramente lo scopriremo, qualcuno magari nei commenti mi farà una ricerca, mi saprà dire. Questa è una frase molto interessante perché lei dice: hai scelto di starne fuori, tipo di sederti, set out. No, ho scelto di stand up, ovvero di stare in piedi. Secondo me si riferisce anche un po' a una cosa di quella cosa che è successa non troppo tempo fa con l'inno americano dell'NFL, in cui molti giocatori di colore si sono inginocchiati senza, diciamo, portare rispetto all'inno americano. Potrebbe essere un discorso abbastanza profondo. Certo, io voglio giocare a un gioco di quella PlayStation, che me ne frega. Però lasciate stare che a me la storia interessa, piaccio immergermi in questa storia del giocatore, mi piace. Vedete che c'è LeBron James che ha collaborato a questa storia. Ecco, qui c'è la ragazza, signora, non si capisce, che dice: sei a 3 mesi dal graduation, cioè da finire i 4 anni di college, e stai per perdere tutto così, quindi ci sarà una nostra scelta, forse? Non credo, penso sia semplicemente dritta per dritta questa storyline che ci potrebbe far perdere la, vedete, siamo incazzati, la graduation. Questa dovrebbe essere, credo, non tanto una sala di registrazione come pensavo inizialmente, quanto più un'intervista radio che ci permetterà di chiarire delle cose riguardo a questo fatto che potrebbe essere successo e per cui noi ci siamo o rifiutati di giocare o in qualche maniera diversa abbiamo fatto parlare di noi in maniera negativa, probabilmente, anche se forse la scelta è stata quella giusta, la vedo un po' così. Questo è l'ufficio del coach e qui dice when the tournament ends, il coach. Spero e credo si riferisca alla March Madness. Mi piacerebbe tantissimo ci fosse la March Madness nella carriera. Speriamo. Qui c'è Anthony Davis che ci parla del nostro approccio che dovremmo avere con la Draft Combine alla Summer League. Perché oltre alla Summer League, scusatemi, oltre alla Draft Combine, ci sarà anche la Summer League. Finalmente, sembra ormai confermato perché detto nel trailer, che ci saranno entrambe. Abbiamo dovuto aspettare veramente decenni, ma finalmente ci sono entrambi. E credo che, in base a come giocheremo queste partite, il nostro draft rate, diciamo così, il nostro mock draft, salirà o scenderà, come normale che sia. E qui viene fuori la frase principale, you are much more than basketball, e qui si ricollega grandemente a LeBron James, a quello che sta facendo lui fuori dal campo, more than an athlete, bla bla bla, tutto quello che è successo gli scorsi anni. Questo è Kemba in un campetto che ci dà altri consigli, vedete che giocheremo uno contro uno, giocheremo contro Tatum in una palestra da cui non si capisce. Magari voi dal logo potreste sapermi dire qualcosa, io non so dirvi assolutamente niente. Ecco qua, questo ha fatto molto parlare in negativo, invece io vi dirò tutto il contrario. Il neighborhood sembra pressoché lo stesso, vedete, questa è la palestra dove fare gli allenamenti con la squadra, questo è la Gatorade, questo è l'appartamento del giocatore, sembra addirittura quasi quasi più piccolo, se non paro paro identico. Il parchetto, vedete, è spostato forse invece che orizzontale, verticale rispetto ai due ragazzi. Sono molto contento di questa cosa. Sono molto contento perché vuol dire che non hanno perso tempo inutile a fare i campi fighi, a mettere l'erba più bella, a fare il gioco del mimo tra una partita e l'altra di parco, ma forse si sono concentrati A sul gameplay, magari farebbe anche l'ora, B sulla storia, C su qualsiasi altro aspetto del gioco, visto che ce n'è da migliorare da 2K19 e 18, quanti cazzo ne volete di aspetti del gioco. E a me questa cosa piace molto. Questa è la nostra trainer, penso, per il draft. Vedete la palestra è pressoché uguale, è cambiata questa scritta verde, vabbè, giusto per dare qualcosa.
qui si intravede un altro po' di parco e vedete qui c'è effettivamente il playground, nel senso il parco, il My Park di una volta. Probabilmente saranno leggermente spostati i negozi, vedete qui c'è la metro, sembra effettivamente paro paro, o se non paro paro al 80-90% uguale a quello dell'anno scorso. E ripeto, per quanto mi riguarda è un'ottima notizia. Draft Combine, finalmente l'hanno messa. Bene, Draft Combine, e quindi dovremo fare probabilmente tutti gli allenamenti di salto, scatto nella breve distanza, scivolamento, ripetute, tiri, queste cose che fanno la Draft Combine. Ecco, vedete? Shooting, vertical, prima c'era scritto speed, vedete? Agility, qui a sinistra, vedete? Questo mi fa capire che ci saranno le cose. E qui arriviamo nella parte off court, fuori dal campo. Questo qui dovrebbe essere colui che cura i rapporti extra cestitici di LeBron. Siamo noi che parliamo con varie celebrità, Mark Cuban, Ingram e Lonzo Ball per una pubblicità. Questo qua dovrebbe essere il procuratore nostro e di quest'altro personaggio che non è ben specificato chi sia, dovrebbe essere il nostro amico, questo qui a destra. Non lo so. Qui dietro si può vedere NBA Summer League, first taste of NBA basketball with your new teammates. C'è una sorta di calendario che vi farà vedere cosa dobbiamo fare. Non so se sarà tipo il menu della carriera oppure semplicemente una scenetta. Comunque vedete anche qui Summer League confermata, direi al 110% a questo punto. Questo è il barbershop del neighborhood. Niente di più, niente di meno. Gli avranno cambiato nome, avranno cambiato personaggio. Quello che è, eccolo qua, vedete? I am more than an athlete. È questo Maverick Carter che interpreta questo personaggio. È colui che cura le relazioni off-court di LeBron James. Ed eccolo qua, LeBron James, che a quanto pare non sarà protagonista, ma sarà comunque co-produttore, co-partecipatore, passatemi questi termini, della carriera 2K20. Non so se essere contento o no, ci racconta di come si sia accorto di quanto potere abbiano i giocatori, in particolare lui, sulla gente al di fuori del campo. Non lo so cosa possa comportare, varie cazzi, noi che prendiamo un aereo, il nostro amico infortunato, ma soprattutto questo qui è il frame su cui voglio fermarmi. Qui al contrario, secondo me c'è scritto Summer League, perché due scritte, non c'è scritto NBA, non c'è scritto G League, non c'è scritto niente, sono due righe, Summer League, dovrebbe essere quello abbastanza semplicemente il logo. Quindi finalmente avremo magari una nuova scena per la vittoria dei titoli e forse il titolo della Summer League potrebbe essere la fine della demo, oppure potrebbe essere perché nella Summer League si è già stati draftati, oppure non verremo scelti al draft, faremo la Summer League e poi faremo scelti in una squadra, non lo so. Qui abbiamo la comparsata di Scottie Pippen come allenatore, non so se avversario, parente, che ne so. Questo è una consegna degli anelli della G League, della... o semplicemente quelli di Pippen che ce li fa vedere per motivarci, della Summer League, non credo che si diano gli anelli, non lo so, sono rossi, sembrano dei Bulls effettivamente, e qui in pratica si conclude il trailer. Ovviamente ragazzi fatemi sapere la vostra nei commenti, voglio superarla assolutamente. A me è piaciuto molto come trailer, potrebbe essere forse una carriera non così banale e non così cringe e stupida come gli scorsi anni, ma quello che fa un bel gioco, una bella carriera è un bel gameplay. Il fatto che non abbiano modificato il parco mi fa ben sperare, però non ci voglio ancora cascare nell'hype pazzo e sfrenato per la 2K perché sono troppi anni che prendo delusioni e quindi staremo a vedere. Mercoledì, ripeto, alle 5, alle 10... alle 5 e mezza, alle 11, giovedì alle 3, giovedì alle 8, 9, non lo so, dovete seguirmi su Instagram per scoprirlo oppure stare aggiornati con i post della community. Spero che questo video vi sia piaciuto, ci rivediamo domani con il finale del MyGM 2K19. Bella!